Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke oggi, come state vedendo qui, finalmente è nato il sito ufficiale di Crazy Players. Ragazzi, ve l'avevo annunciato, il sito stava per prendere forma ed eccolo qui. Ovviamente ragazzi, manca ancora qualche particolare, tipo la registrazione al sito, in modo che avrete ogni aggiornamento del blog e così via. Però ragazzi, per adesso ecco qui il sito web. Come è sviluppato? Ragazzi, ci ho messo un bel po' perché l'ho progettato in HTML, come leggete qui in alto. Ovviamente, ragazzi, non è ancora crazyplayers.it, ma bensì è un altro link che è .eu5.org. È un dominio gratuito perché, ragazzi, si parte sempre dalle basi gratuite per poi arrivare a spendere i big money. Comunque, ragazzi, a parte le cavolate, come si presenta il sito? Prima cosa troverete questa schermata del sito, molto carina, perché ragazzi davvero ci ho messo l'anima per progettarlo. Qui trovate le varie sezioni, ad esempio configurazioni PC gaming, ma soffermiamoci un attimo qui. Se andiamo in zona info, ci porterà nella community e ci spiega che cos'è la community con tutte le sue novità. Ovviamente ragazzi, il progetto della community l'ho spiegato nel video precedente, qui sto solo a spiegarvi il sito ufficiale. Ragazzi, di conseguenza, per chi vuole avere novità riguardo alla community, mi raccomando, guardate il video recente che ho pubblicato in descrizione. Detto questo, torniamo nella home e qui, ragazzi, troverete guarda video. Voi direte, Luke, ma che video ci sta qua? Scusi. Eccolo qui, il video in cui spiego che cos'è il sito web. Vabbè, qui a parti correlati con fantozzi, roba strana, ma tralasciando queste cose, qui trovate il video che sicuramente verrà sostituito con questo, ovviamente, ragazzi. Ma tralasciando questi dettagli, qui trovate i vari social network, che sarà Facebook, però ancora in programmazione, Telegram la stessa cosa, è ancora in programmazione, così come il TeamSpeak. Stiamo lavorando per queste cose, ragazzi, in estate. Qui ovviamente c'è il canale YouTube che è il mio e Google, vabbè, Google si sa. Cosa troviamo qui? In prima pagina troviamo la configurazione PC Gaming, perché ragazzi, come sapete, il sito nasce anche con l'obiettivo di darvi consigli sulle vostre configurazioni ideali. E poi qui c'è il mio canale YouTube con il nuovo logo che devo dire è strafigo. Più sotto trovate, vabbè, le varie sezioni tipo l'informatica, quello che facciamo, ossia blog informativo, creazione di app, design, video editing, ricerca sponsor e server. Per sapere i vari dettagli, ragazzi, basta andare sul sito. Andando più giù troviamo le notizie dal blog. Per adesso, ragazzi, ci sono poche notizie perché da poco ho creato il sito e quindi datemi il tempo di carburare un po'. E infatti troviamo la patch di League of Legends, la scheda video e roba sul linguaggio Java. Ovviamente ragazzi, il sito è ben progettato, tanto è vero che per andare a vedere le notizie basta fare continua a leggere. Vi porterà in questa schermata ultra figa dove vi spiega appunto l'articolo che viene scritto. Le varie sezioni quindi sono la home, che abbiamo visto mille volte oggi, notizie videogames, dove trovate le news più importanti sui videogiochi. Ovviamente ragazzi, vi ripeto, per adesso c'è solo questa di League of Legends. Poi c'è la sezione PC Hardware Software, nella quale vi do dei consigli su schede video, sulle varie configurazioni. E infine c'è la sezione informatica, questo riguardo ragazzi le news, mentre c'è la sezione community, nella quale vengono riportate sempre delle news ma riguardanti la community. Tant'è vero, questo è il progetto delle configurazioni PC Gaming e poi vi mostrerò anche il progetto TeamSpeak, server di Minecraft e roba del genere. Ragazzi, il link del sito lo trovate in descrizione. Per chi vuole donare per supportare questo progetto che prenderà piede in estate, mi raccomando, trovate il link in descrizione. Detto questo, ragazzi, seguitemi sui social Instagram e Telegram che trovate sempre nell'info box. Detto questo, ragazzi, ci becchiamo al prossimo video. Vi aspetto sul sito e ciao a tutti, ragazzi!